C'era una volta la corsa al titolo di più bella del reame, e c'è ancora, anche se da qualche tempo la partita finale si gioca non più con lo specchio, bensì col chirurgo plastico, l'unico che può esaudire desideri di beltà. Bellezza sempre più personalizzabile, eppure meno individuale, tant'è che negli ultimi decenni, all'aumentare delle richieste avanzate da frotte di insoddisfatti e vanesi, il ventaglio di offerte in campo medico si è ampliato. Le richieste negli interventi non sono numericamente aumentate nell'ultimo periodo. Sono forse aumentate le richieste di medicina estetica, nel senso che gli interventi chirurgici sono abbastanza stabili numericamente negli ultimi, quantomeno negli ultimi 10 se non 15 anni, mentre la medicina estetica ha preso più piede perché sono sempre maggiori, diciamo, le offerte che sono presenti nel campo della medicina estetica. Secondo stime elaborate dall'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica, nel 2014 gli interventi di chirurgia e medicina a fine estetico sono stati oltre 1 milione, più di 772.000 gli aiutini non chirurgici, il 76% del totale, 244.000 più quelli di chirurgia plastica, pari al 24% della torta, cresciuti rispetto al 2013 complessivamente del 6,2%. Al fascino del ritocchino cedono soprattutto le donne, ma non solo. L'anno scorso gli uomini che hanno scelto di ricorrere a liposuzione, blefaroplastica o rinoplastica, tra gli interventi più gettonati tra il sesso forte, sono stati 151.440, quasi il 15%. Tra i difetti che più perseguitano le donne, 835.461 gli interventi rosa, l'incubo d'oro se l'è aggiudicato la dimensione del seno. Seguono chili di troppo e inestetismi alle palpebre. Nel paniere, anche interventi come il lifting, soprattutto tra le over 65, e la rinoplastica, già tra le under 18. E ovviamente l'intervento degli interventi, quello alle labbra. Per quanto riguarda la bocca, l'intervento di aumento delle labbra chirurgico devo dire che è poco frequente, ma in totalità di tutti i trattamenti forse l'aumento delle labbra fatto con i materiali di riempimento è la cosa più richiesta in assoluto. Aggiustare, correggere, cambiare, costi quel che costi, già, ma quanto? Aumentare il seno dipende dalle varie tipi di protesi che uno sceglie, comunque può avere un range che va dai 5.500 ai 7.500 euro, poi dipende appunto se bisogna anche risollevare contemporaneamente il seno, eccetera. Comunque il range più o meno è quello. Punturine, bisturi, silicone, più per piacersi o per piacere? Sicuramente è per entrambe le cose, cioè la prima cosa importante è la propria accettazione. La maggior parte delle persone non si accetta, quindi mi viene da pensare che il primo motore sia accettarsi, quindi piacersi. Poi piacere anche agli altri. Quando nel mio studio ragazze che vogliono, proprio hanno un'attenzione un po' ossessiva al loro schema corporeo, che cerco di lavorare su quello che manca. E anche i colleghi chirurghi dovrebbero essere molto bravi nel capire la domanda e nel cercare un attimo di rivalutarla. Tutto è imperfetto, non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più, scriveva Fernando Pessoa. Chissà se il suo elogio all'imperfezione verrà mai condiviso.